Risveglio. Maupassant. Nei 3 anni successivi al matrimonio, ella non era mai uscita dalla valle di Siré, dove il marito aveva 2 filande. Viveva tranquilla, senza figli, felice, nella sua villa nascosta tra gli alberi e chiamata il castello dagli operai. Il signor Vasseur, molto più vecchio di lei, era un uomo buono. Lei gli voleva bene e mai un pensiero colpevole era penetrato nel suo cuore. Sua madre veniva a passare ogni estate a Siré e tornava a Parigi all'inizio dell'inverno, quando le foglie cominciavano a cadere. Ogni autunno Jean cominciava a tossire. L'angusta vallata in cui il fiume correva a zigzag si copriva per 5 mesi di nebbia. Dapprima ondeggiavano sui prati nebbie leggere, mutando la valle in un enorme stagno in cui emergevano i tetti delle case. Poi quella nube bianca saliva come una marea, ricopriva ogni cosa, trasformando la valle in un paese di fantasmi in cui gli uomini scivolavano come ombre, senza riuscire a riconoscersi a 10 passi. Gli alberi, circondati di vapore, ammuffivano nell'umidità. Le persone che passavano sulle vicine colline e guardavano la bianca apertura della vallata vedevano sbucare dal nebbione accumulato all'altezza delle colline i 2 giganteschi fumaioli delle filande del signor Vasseur, che giorno e notte mandavano nel cielo 2 serpenti di fumo nero. Era l'unico segno di vita in quel buco, che pareva riempito da una nuvola di bambagia. A ottobre di quell'anno, il medico consegnò alla giovane signora di andare a trascorrere l'inverno a Parigi, da sua madre, dato che il clima della vallata stava diventando un pericolo per i suoi polmoni. Ella partì. Nei primi 2 mesi non fece che pensare alla sua casa abbandonata, quella casa a cui era abituata, di cui amava i mobili familiari e l'aspetto tranquillo. Poi fece l'abitudine alla nuova vita e le piacquero le feste, le serate mondane, i pranzi, i balli. Sino ad allora aveva conservato maniere da signorina, lievemente incerte e trasognate, un modo di camminare un poco languido, un sorriso un poco stanco. Divenne allegra, vivace, sempre pronta a divertirsi. Fu corteggiata da uomini. Le loro chiacchiere la divertivano. Scherzava sui loro modi galanti, ben certa di non cedere, un po' nauseata dall'amore fisico che aveva conosciuto col matrimonio. Il solo pensiero d'abbandonare il corpo alle grossolane carezze di quegli omaccioni barbuti la faceva ridere di compassione e quasi rabbrividire di ripugnanza. Si chiedeva, stupita, come mai certe donne potessero accettare quei contatti degradanti con estranei, quando erano già obbligate a farlo coi mariti legittimi. Avrebbe voluto molto più bene a suo marito se fossero vissuti come 2 amici, limitandosi a quei baci casti che sono le carezze dell'anima. Ma era molto attratta dai complimenti, dal desiderio che vedeva brillare negli sguardi e che non condivideva minimamente. Gli attacchi espliciti, le dichiarazioni che si sentiva mormorare all'orecchio mentre faceva ritorno in salotto dopo i pranzi ufficiali, le frasi sussurrate con voce così bassa che quasi doveva indovinare e che la lasciavano fredda e indifferente, pur lusingando la sua civetteria incosciente, pur accendendole nell'intimo una fiamma di soddisfazione, la facevano schiudere le labbra, pendere lo sguardo, rabbrividire nella sua anima di donna a cui l'ammirazione è dovuta. Le piacevano i colloqui intimi, al tramonto, vicino al fuoco, in un salotto già buio. Quando l'uomo diventa insistente, sussurra, trema, si inginocchia. Era per lei una gioia nuova e deliziosa sentire quella passione che non la sfiorava, negare con la testa e con le labbra, ritrarre le mani, alzarsi e suonare senza scomporsi minimamente per chiedere una lampada, vedere tirarsi su confuso e adirato colui che poco prima tremava ai suoi piedi e che ora sentiva arrivare un domestico. Le sue risa fredde gelavano le frasi ardenti, le sue parole taglienti cadevano come una doccia fredda
sulle profferte piene di fuoco. Il tono della sua voce avrebbe costretto al suicidio chi si fosse perdutamente innamorato di lei. In particolare, c'erano due giovanotti che la corteggiavano con ostinazione. Tra loro nessuna somiglianza. Il primo, Paul Peronel, era alto, aveva molta classe, era galante, audace e fortunato in amore. Uno che sapeva aspettare e scegliere il momento propizio. Il secondo, il signor d'Avencel, fremeva ogni volta che le era vicino. Aveva appena il coraggio di rivelare la sua passione e la seguiva come un'ombra, esprimendo un desiderio disperato, con sguardi di smarrimento e un'assidua presenza. Lei chiamava il primo capitan Fracassa, il secondo pecora fedele. Fece di questi una specie di schiavo, che le andava sempre dietro e che utilizzava come un domestico. Avrebbe riso di cuore se le avessero detto che era destinata ad amarlo. Eppure, in una maniera curiosa, lo amò. Poiché la vedeva in continuazione, s'era abituata alla sua voce, ai suoi gesti, alla sua persona, così come ci si abitua a coloro con i quali viviamo. Sognava molto spesso il suo volto, ed era del tutto simile a come lo vedeva nella vita, tenero, delicato, umilmente appassionato. Si svegliava ossessionata dal ricordo di quei sogni, credendo ancora di udirlo, di averlo vicino. Una notte, forse aveva la febbre, si trovò sola con lui, in un boschetto, seduti entrambi sul prato. Egli le sussurrava frasi deliziose, le stringeva le mani e la baciava. Lei sentiva il tepore della sua pelle e il fiato della sua bocca. Spontaneamente gli stava accarezzando i capelli. Nel sogno uno è completamente diverso da com'è nella vita. Si sentiva piena di amore per lui, un affetto calmo e profondo. Era felice di sfiorargli la fronte, stringendoselo al petto. Piano piano lui la prese tra le braccia, le baciò le guance e gli occhi, senza che lei facesse qualcosa per sfuggirgli. Le loro labbra si incontrarono e lei gli si abbandonò. Fu, nella realtà non esistono estasi simili, un momento di felicità assoluta, sovrumana, ideale e sensuale, sconvolgente e indimenticabile. Si svegliò ancora vibrante, stordita, e non riuscì più di addormentarsi. A tal punto si sentiva presa e posseduta da lui. Quando lo rivide, ignaro del turbamento che aveva prodotto, lei si rese conto che stava arrossendo, e mentre lui le parlava con timidezza del suo amore, a lei tornava in mente di continuo, senza che potesse dimenticarlo, il delizioso amplesso del sogno. Lo amò con un amore strano, raffinato e carnale, formato soprattutto dal ricordo di quel sogno, pur avendo paura che si compisse quel desiderio ridestato nella sua anima. Alla fine lui se ne accorse. Lei gli confessò tutto, persino la paura che aveva dei suoi baci. Gli fece giurare che l'avrebbe rispettata. La rispettò. Passarono insieme lunghe ore d'amore esaltato, durante le quali si abbracciavano soltanto le loro anime. Si lasciavano snervati, fragili, febbricitanti. Talvolta le loro labbra si congiungevano e mentre chiudevano gli occhi assaporavano quella lunga e pur casta carezza. Lei comprese che non avrebbe resistito più a lungo e poiché era decisa a non cedere, scrisse al marito che voleva tornare a casa e riprendere la sua vita tranquilla e solitaria. Lui le rispose con una bellissima lettera in cui la dissuadeva dal far ritorno in pieno inverno, di esporsi a un brusco cambiamento d'aria e alle gelide nebbie della valle. Lei fu sgomenta e indignata contro quell'uomo troppo fiducioso, che non si rendeva conto e neanche intuiva i conflitti dell'animo della moglie. Febbraio era chiaro e tiepido, anche se evitava di rimanere troppo a lungo sola con pecora fedele, ella accettava qualche volta di fare con lui una passeggiata attorno al lago, verso il tramonto. Si poteva dire che in quella sera ogni linfa segreta si stesse risvegliando, tanto tiepida era la brezza. Il piccolo coupé andava al passo. Scendeva la sera ed essi si tenevano per mano, stretti stretti. Lei pensava, è finita,
È finita, sono perduta ormai. Sentiva dentro di sé tanti desideri tumultuosi, il bisogno imperioso dell'abbraccio supremo che aveva già provato nel sogno. Le loro bocche si cercavano, si univano, si respingevano per ricongiungersi. Lui non ebbe il coraggio di riaccompagnarla in casa e la lasciò sul portone, smarrita in delirio. Nel salottino al buio la stava aspettando Paul Peronel. Nel toccarle la mano egli sentì che scottava. Cominciò a parlare sottovoce, tenero e galante, cullando quell'anima stremata con l'incantesimo delle frasi d'amore. Lei ascoltava senza rispondere, pensando all'altro, credendo di udire le parole dell'altro, immaginando in una sorta di allucinazione di sentirlo contro di sé. Vedeva solamente lui, per lei non esistevano altri uomini al mondo, e quando il suo orecchio trasaliva alle tre sillabe «Vi amo», per lei era l'altro che le pronunciava, che le baciava le dita, che la serrava alla vita come poco prima nel coupé. Era lui che le posava sulle labbra i baci vittoriosi, era lui che ora stava abbracciando, che stringeva, che chiamava con tutto lo slancio del cuore, con l'esasperato ardore del corpo. Quando si destò dall'allucinazione, mandò un grido spaventoso. Inginocchiato accanto a lei, Capitan Fracassa la stava ringraziando appassionatamente, coprendole di baci la chioma disciolta. E la gridò: «Andate via! Andate via!» Poiché lui non capiva e cercava di riabbracciarla, lei si svincolò balbettando: «Siete un infame! Vi odio! Mi avete rubato! Via! Andate via!» Lui si alzò attonito, prese il cappello e uscì. Il giorno dopo lei tornò alla valle di Sirè. Suo marito, sorpreso, la sgridò per quell'avvenuta decisione. Lei gli disse: «Non potevo più rimanere lontano da te». La trovò mutata nel carattere, più triste di prima. Quando le chiedeva: «Che hai? Mi sembri malinconica. Hai bisogno di qualcosa?» Lei rispondeva: «Non ho niente. Solo i sogni sono belli nella nostra esistenza». Pecora fedele l'andò a trovare nell'estate seguente. Ella lo ricevette senza turbamento e senza rimpianti, poiché aveva compreso di averlo amato solamente in un sogno da cui Paul Peronel l'aveva destata all'improvviso. Il giovane, che aveva continuato ad adorarla, tornandosene via pensava: «Le donne sono proprio creature bizzarre, complicate e incomprensibili».